I didn't realize that my life would change forever. Ragazzi, benvenuti, sono Matty Mars e siamo di nuovo qui a Shadow of War. Oggi non faremo nelle missioni, nelle conquiste online, ma faremo le fosse online perché mi piacciono e so anche che vi piacciono. Siamo nella città di aspetta che manco lo so. Siamo nella città di Turalura. Non so come se l'ho nominato giusta. Allora, noi manderemo Pum Push Crimp, il fortunato, speriamo che lo sia, ma oppure di no. Ho messo lui perché in realtà stiamo facendo una scrematura. Partiremo dai più deboli fino ad arrivare ai più forti. Siccome lui ha cranio soffice, sembra aver letto che aveva cranio soffice. Quindi come reggente o come difensore sarebbe veramente inutile. Quindi noi lo mandiamo nelle fosse, poi se se la sbriga bene, se non se la sbriga bene lo stesso. Iniziamo. Pum Crimp. Il fortunato. Ora ti mostro come devi fare. 24, dai, quant'è lui? Su, avanti, non mi 32, stanco, non puoi perdere. Cioè, ma proprio no. Ne farò un tappeto con la tua pelle. Uscite, si parte bene. Ecco, bravo, stai nell'angolo a prenderle. Oh, pure le lancio anche lui. Non gli fa niente, però. Soffri! Ho un attacco col... bruciato, l'ho bruciato nettamente e non ho finito ancora di... per dire un attacco col carico niente. Non puoi perdere, eh? Sei 8 livelli sopra, non puoi perdere. Pronto a soffrire, maldestro. Infatti non credo perdere. Ok, alla prima sei stato veramente fortunato perché ti ha dato un avversario di bassa lega, mi vedo. Ah, per lui anche epico, non lo sapevo nemmeno. Ok, forziere novellino. O novellino. Andiamo avanti. Aia. Una volta, push cream. Io dipingo mura con tuo sangue. Vedendo una gran sete, ma di sangue. Caragor! Inferocito dai Caragor, bene. Stordito, infuocato. E la vedo male per lui. E basta, è morto, basta. Almeno che lui non tiri fuori un arco, questa lancia. Non tiri fuori il suddetto asso nella manica. Lo senti questo? Anzi, il suddetto asso nella manica. Cos'è che sto perso? Quello è sto. Cioè lo. Si brucia da solo. Oh, oh, oh. Stremato, stremato. Si è fregato col suo stesso fuoco, non ci crede. Che fa? Oh, ha vinto. Bravo. Avrei detto di no, sinceramente. Ecco, magari se ne vinci tutti e 5 andiamo dal dentista, eh. Forse sarebbe il caso. Va bene, comunque, forziere veterano. Sì.
Vai, e fin qui, diciamo, più o meno. Lì Fish arriva adesso. Un altro. Io sbattete a terra e riduce in polvere. 31. Ma state tenendo il più bravo per ultimo? Mi sa che questo ti basta, quello che vuoi dire. Non perdiamo tempo. Magari era Burnelaro, lui dai Calibur, no? Un attacchino, ma in prima mano. Lo senti quel fischio? La senti questa voce? Comunque in questo giro non ce la fa veramente, è già a metà vita. Ed è anche lui però, eh. Aia, mamma mia che trambata. Aia. Oh. Vediamo. Non mancherebbe nemmeno l'altro perché... sì, mi sa che gli piace il rumore. Va bene, più o meno si sapeva. Andiamo a prendere qualcun altro. Velenoso, fammi vedere questo com'è. Vabbè, allora provo diavolo. Immune alle maledizioni. Infruscite dai Caragor. Canaglie, bomba fumogena, diversivi, bonus di male, colpi oscuri. Diciamo che non è malaccio ma nemmeno benaccio. Diciamo che vai bene come carne da macialo. Poi è livello 40, quindi... Poi ho anche i miei beniamini personali che non voglio uccidere solamente per un discorso di... a volte estetico, a volte affettivo. Vai, vediamo un po' che si fa, sono curioso. Adesso è quello. Ora affronti un vero seguace della fiamma oscura. Questo lo batte, dai. Devi essere ansioso di morire. E ora crepa, invasore. Minchia. Ah, pensavo fosse già morto. Hai trovato vestino. Terrorizzato. Bello. E l'ho portato anche a livello 40, oltretutto, questo. Il veleno, fuoco, geniosa. I cloni vedo che funzionano molto bene, in coppia sono morti. Met you by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Stanno limonando la morte perché... Bene, nonostante tu abbia 6 livelli in più, hai già perso più di conto. Stai per morire, Vecchio. Io capisco che sei vulnerabile al fuoco, però un po' di contegno. Un danno, glielo fai. Che fa? Ci pensa? Mi schiaccio. Mettoni. Che fa? Sciopero? Scioperato? Guarda troppi straordinari? Oddio, praticamente sta morendo, no? Subisci l'ira di Sauro! Non spara neanche un colpo! Ma uno! Come una bambola di pezza, uguale. Ma per che figura di... Ah, mamma, l'altro nuovo reggente. Ora... Vabbè, e ora così non me lo immaginavo. Vediamo lui. Testa già si sta cagando sotto, monare frecce. Frecce dal fuoco, inferocito dal fuoco. Ultimo rimasto, inferocito dal veleno. Però questo non è male, eh.
Vulnerabile alla furtività, cagionevole, vabbè c'è il cagionevole che praticamente riduce tutto. Che ne mandiamo, dai. Usa il conoscitore. Ma che esemplare robusto! Era immune al veleno. Chissà come sono robuste le tue interiore. Era cagionevole. La massa che vinci, Hai perso! 36-43, non dovresti perdere. Lo sapevo! E qui la vedo lunga la faccenda. Però gli ha levato quasi mezza vita. Ti ucciderò! Se la fai colpirlo una volta? Vai che l'hai stordito. E vai che l'hai stordito. Che fa l'inchino? Lo sapevo. Questo è stordito il pallino. Vai. Colpiscilo bene. Vai che sei pure inferocito. Vai che sei inferocito. Eh sì, ma le prendi da inferocito. Ma che cos'è? Questo ci crepa. Ma perché il fischiato così? Vai, ciao! Bravo, anche te! È inutile che fai lo snodato quando sei morto. E quindi va bene ragazzi, comunque spero vi siate divertiti, anche se mi hanno praticamente... quindi niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, come sempre, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate like. E niente, ci vediamo, ciao belli!